prossimo intervento è quello di Monica Ferrari, che insegna storia della pedagogia all'Università di Pavia e che penso è conosciuta da tutti. Comunque da anni si interessa all'educazione dei nobili del principe, mi ricordo benissimo i suoi lavori sull'educazione di Luigi XIII quando studiava il famoso diario del medico Eroard, del medico del re di Francia, e quindi da anni ha continuato ad indagare questo argomento, non soltanto questo argomento, soprattutto devo dire sono molto ammirevole per la bellissima serie di volumi che ha pubblicato su Formare alle professioni, che per noi adesso è diventata un'apertura molto interessante su varie, insomma, spessissimo non si parlava di professione per l'età moderna, insomma il politico non è considerato come professione, ma insomma è stato un approccio molto nuovo che ci ha dato prospettive interessanti, soprattutto di storia comparata, perché è un lavoro che è a livello europeo. E quindi questa serie di volumi adesso, che non so, sono 6, 7... 5 e ne sta per uscire un altro. Il sesto, quindi è già tutto un mondo che ci è stato aperto da questa impresa, proposta che ci è fatta da Monica Ferrari e dai colleghi dell'Università di Pavia. Quindi il suo intervento oggi, come lo sapete e potete leggerlo sul programma, è sui precettori nella Francia del 600-700. Buongiorno, grazie a chi mi ha invitato e ha consentito a tutti noi di fruire di questa splendida occasione di confronto culturale. Io oggi mi concentrerò soprattutto sulla Francia del 600-700, ove, lo sappiamo con sicurezza grazie a una serie cospicua di fonti al riguardo, la formazione dei principi bambini avviene nella corte, o meglio in una specifica corte, in una maison a loro destinata. Al loro fianco si succedono una molteplice serie di figure caratterizzate da differenti deleghe di potere, tema che è stato toccato oggi in relazioni precedenti alla mia, riguardo al loro itinerario educativo. Per questo ho pensato di concentrarmi soprattutto sulle questioni di potere, sui rapporti di forza nell'entourage dei principi e dei sovrani in età moderna, con particolare riguardo, dicevo, alla situazione francese. Tuttavia non ho potuto non partire da un testo che è una chiave di volta per quello che riguarda un genere, le institutions du prince, anzi le institutiones principis, che affronta in maniera speciale e peculiare il tema della formazione dei principi e dei sovrani, e che disegna anche naturalmente il ritratto dei precettori e dei governatori che se ne occupano. Sappiamo che l'Institutio Principis Christiani di Erasmo da Rotterdam apre di fatto la riflessione sull'éducation princière e sulla formazione del sovrano nel Cinquecento europeo. Sulla falsariga di quanto compare negli auctores che Erasmo continuamente evoca a legittimare la sua opera e di quanto va precisandosi nel dibattito umanistico sull'ordine da osservare nella vita dei principi, con particolare riferimento ai primogeniti destinati a reggere gli altri per nascita, Erasmo riflette con attenzione specie sulla questione della formazione del principe, ove il principato è ereditario e non elettivo. Egli si occupa di colui che definisce institutor, moderator, preceptor, suo interlocutore elettivo nel testo, forse anche suo destinatario implicito, se quello esplicito è il futuro Carlo V. Erasmo scrive l'educatore institutor di un futuro principe, come dice giustamente Seneca, deve saper rimproverare senza offendere, elogiare senza adulare, essere rispettato per la sua vita irreprensibile e nello stesso tempo amato per i suoi modi affabili. Per tale institutor, capace di seminare i semi della virtù nell'animo del principe, dando dei precetti, preceptor appunto, è necessario comunque tenere conto di
alcune questioni connesse al problema dei rapporti di forza, cui prima facevo cenno e su cui verte principalmente il mio contributo oggi. Erasmo ricorda che l'impresa che viene affidata a tale figura è molto rischiosa, anche perché ha a che fare con qualcuno che sarà precocemente consapevole del posto che occupa nella gerarchia sociale. Pertanto l'institutor deve saper, a suo avviso, rimproverare senza offendere, elogiare senza adulare. Il principe in formazione, insomma, deve essere indotto ad emendarsi precocemente da una persona consapevole del fatto che il tempo che ha a sua disposizione è breve, è scarso e che altrettanto ristretto è il suo ambito d'azione. Nel momento infatti in cui il principe realizzerà chi è davvero, sarà difficile, secondo l'umanista cristiano, poter intervenire in maniera efficace sull'itinerario formativo. Pertanto Erasmo in queste poche righe sottolinea quanto sia sottile il discrimine tra accordo e adulazione quando si ha a che fare con uno dei potenti della terra. Il genere letterario degli specchi del sovrano, di antichissima tradizione, ricordato stamattina da chi ha parlato prima di me, rivisitato da Erasmo con la sua Institutio Principis, ha grande fortuna nella Francia del XVII secolo, oltre che nella Spagna, ricordata dal collega che ha parlato prima di me stamattina. Quando una nuova dinastia, quella dei Borbone, si insedia sul trono e tuttavia deve far fronte, come ben sappiamo, a due rois mineurs nell'arco di 30 anni circa. Luigi XIII ha 9 anni nel 1610 quando muore il padre e Luigi XIV ne ha 5 nel 1643 quando muore Luigi XIII. Il genere letterario in questione dunque esprime elettivamente in tale contesto, ove si esasperano i problemi pedagogici intorno a quel soggetto intrinsecamente aporetico che è un sovrano bambino, un roi mineur, le forme del dibattito politico in età moderna e anche per questo merita attenzione. Per la formazione di Luigi XIII e di Luigi XIV e per quella dei loro discendenti verranno scritte opere di varia tipologia che qui non vorrei affrontare, ma vorrei analizzare soprattutto quanto si scrive sul tema dei rapporti di forza in alcune institution du prince che restituiscono a specchio per il principe in formazione e per la sua famiglia l'immagine ideale non solo del sovrano ma anche di coloro che si occupano della sua formazione. Nella sua institution, pubblicata nel 1609, Jean Héroard, protomedico, premier médecin di Luigi XIII, definisce il gouverneur del Delfino in formazione, facendo riferimento al suo compito, cioè quello di formare un uomo a partire da un enfant fille, e invece la gouvernante che deve formare un enfant fille. Ma il suo incarico, quello del gouverneur, non si ferma qui. Infatti egli deve façonner un prince a partire da questo uomo. Dalla lettura di questo testo scopriamo che il gouverneur ha una tremenda responsabilità nei confronti del re e dello Stato, non solo nei confronti del principe che gli viene affidato. Le sue caratteristiche fondamentali sono la vigilanza e l'industrie. Infatti egli deve essere vigile e operoso, deve essere consapevole di ciò che implica la sua charge, il suo incarico, il suo carico. Tra l'altro chi si occupa della formazione degli Sforza nel 400 sa bene che la parola carico viene usata proprio nel caso del governatore Franchino Caimi, a cui ha accennato ieri nel suo bell'intervento Federico Piseri. Dunque il medico ricorda al governatore che la fonction du gouverneur d'un prince è en la conduite de la personne. Il gouverneur è il nocchiero, il timoniere che deve prestare attenzione a tutte le circostanze, alle persone che si muovono sulla scena della corte, è il pilota che deve condurre la nave in porto. Il precettore invece, il précepteur, deve occuparsi dell'istruzione des mœurs e della doctrine del giovane principe, costumi e dottrina, dunque, detto altrimenti, stile del vivere e acculturazione, sapere necessari a svolgere al meglio il compito che è affidato al principe anzitutto dalla nascita. La funzione del governatore, dunque, dicevo, appare al medico essere quella di condurre in porto il difficile compito della formazione di un bambino che deve imparare a reggere gli altri. La questione dei costumi educativi compete invece al précepteur.
Nel testo di Eroard si avverte un legame particolare con il principe ancora minorenne, dedicatario dell'opera, che si auspica possa divenire homme de bien da grande. Tra le righe della sua institution, scritta nel 1609, si avverte addirittura il rischio che il Delfino possa non divenire, nonostante le premesse favorevoli e l'impegno di molti, un homme de bien. Ma questo perché il padre del bambino, a mio avviso, è ancora vivo. Il medico si sta occupando di un Delfino e non di un roi mineur suscettibile di miglioramento. La questione dei rapporti di forza si gioca allora non tanto nei confronti del bambino quanto nei confronti del padre. Circa l'educazione del figlio sappiamo bene che il re compie delle deleghe di potere nell'effettualità del percorso educativo del Delfino, già ampiamente studiato nel corso di questi ultimi anni da vari studiosi tra Italia e Francia. Enrico IV delega al gouverneur, al medico e al précepteur, prima di tutti alla governante, quando il bambino è piccolissimo, delle prerogative che gli sono proprie. Seppure il medico non esita nella sua institution a rivendicare il suo ruolo e la sua autorità nell'entourage, anche dopo l'uscita del bambino dalla prima infanzia, tuttavia l'istanza autoritativa ultima nel 1609 è ancora il padre, il sovrano. Ciò quindi consente al Delfino, fin tanto che il padre è ancora vivo, l'imperfezione e di conseguenza il perfezionamento. Analogamente accadrà nel caso dell'entourage del figlio di Luigi XIII, Luigi XIV, perché la riflessione sull'educazione dei principi e dei sovrani è un tema importante che verrà affrontato anche in questo caso nell'ambito di una serie di trattati molto interessanti. Alla morte di Luigi XIII, le figure del gouverneur e del précepteur, nel caso dell'educazione di Luigi XIV, si sommano ad un'altra figura particolare, quella del tutore, il cardinale Mazzarino, al centro di un dibattito politico dai toni tanto accesi da farne l'antimodello per il principe in formazione, ma di fatto una figura dotata di un potere eccezionale rispetto ad altre che fino a quel momento si erano occupate nella Francia del XVII secolo di un roi mineur. Il Catechisme Royal di incerta attribuzione, pubblicato nel 1650, quando Luigi XIV aveva 12 anni, è impostato in forma dialogica, come l'Institution di Eroard pubblicata circa 40 anni prima. Questa volta i protagonisti del dialogo sono il gouverneur e il re stesso, nel caso di Eroard erano il gouverneur e il medico. Non dimentichiamo che ci si trova di fronte a un roi mineur che si avvia verso la maggiore età, 14 anni, era la maggiore età per i re di Francia, come sa bene Jean Boutier che ha studiato il Tour de France Royal. L'opera in questione, il Catechisme Royal, è cruciale ai fini del nostro discorso sui rapporti di forza nell'entourage di un principe in formazione. Infatti, il re minorenne chiede al gouverneur perché solo lui osi contraddirlo quando tutti gli altri lo adulano e lo ossequiano. Il testo si apre proprio con la questione dei rapporti di forza nell'entourage di un re bambino nell'epoca dell'assolutismo montante e si configura come una confutazione dell'idea stessa dell'assolutismo in qualunque circostanza. Secondo il gouverneur immaginato in questo testo, che potremmo definire una Mazarinade, ogni persona scelta per l'instruction de la jeunesse deve piuttosto considerarsi come un guide de son disciple, una guida del suo discepolo. E deve rifiutare la puissance absolue di les commander, cioè deve rifiutarsi di avere una potenza assoluta nel comandarlo. L'educazione non è intesa quindi in questa Mazarinade come un rapporto di forza, a maggior ragione nessuna figura adulta posta al fianco di un re minorenne deve essere sottomessa a un potere tirannico e costretta a un'obbedienza servile. Nel testo si disegna l'immagine ideale di un precettore a cui compete l'istruzione professionale del futuro re, mentre, specie in mancanza di un padre vivente, al gouverneur qui immaginato sembra competere l'educazione morale. Sono numerosissimi i trattati sull'educazione del sovrano, le Institutions du Prince che vengono scritte nel XVII secolo. Dunque, ricorderò soltanto in questa sede quanto scrive François de
de la Motte Le Vallée, molto più intrinseco ai giochi di potere nella Francia del XVII secolo, dati gli incarichi ricoperti per la formazione degli Enfants de France, che nella sua institution, soltanto in apparenza del tutto sequente alla gerarchia sociale in cui il suo autore si trovava iscritto, lascia trasparire tra le righe del suo testo una piena consapevolezza dei rapporti di forza che attraversano l'entourage di un giovane principe, che spesso ostacolano il suo perfezionamento come principe e come uomo. Non a caso le metafore che egli utilizza mettono il principe in formazione sullo stesso piano di bestie feroci, leoni, tigri ed elefanti. Bestie feroci, appunto, come dicevo, quasi indomabili. Così si ricorda al precettore e al gouverneur i rischi che corre quando, per riprendere le sue parole, un grande si adira contro di loro. Non è un caso che proprio François de la Motte Le Vallée ricordi che gli Sforza non avevano esitato a punire i precettori che li avevano a loro volta puniti da piccoli. Sorvolo su altre istituzioni altrettanto interessanti da questo punto di vista, ma non posso non citare Pierre Nicole, che nel 1670 pubblica sotto pseudonimo un testo che a mio avviso è un compendio efficace di tutte le questioni e le contraddizioni relative all'educazione di un principe destinato a governare, e soprattutto in tale testo si disegna un ritratto estremamente interessante di un precettore capace di compiere il suo dovere professionale. Nicole, insomma, sostiene che il precettore di un principe non deve essere un précepteur ordinaire, non deve essere un precettore ordinario, un precettore che lavora solo in alcuni momenti della giornata, perché il precettore non ordinario fa lezioni in tutte le ore del giorno, dice Nicole. Nicole pensa a qualcuno che dovrebbe vivere al fianco del principe e istruirlo in maniera insensibile, perché minerebbe piuttosto a formare il suo giudizio, cioè insegnargli a distinguere il vero dal falso. E soprattutto per il principe è necessario imparare a distinguere il vero dal falso, perché il principe vive, come dice Nicola, all'interno di un sogno in cui vede soltanto objet faux e fantôme trompeur. Tutto il corso della vita del principe quindi è triste e oscuro, lontano dalla luce, e più che il quadro del gioco dei poteri nella corte, l'ambiente in cui vive il principe viene presentato come un luogo preda delle tenebre, ovvero la verità è costantemente occultata e la menzogna ostentata. Solo il precettore può essere il baluardo che difende il principe da questa vita nella menzogna della tenebra. La mia riflessione sul tema della questione dei rapporti di forza si sposta nel XVIII secolo, che, come sappiamo, introdurrà altri generi letterari sulla scena dell'éducation princière, e sappiamo bene che tali opere, che sono lettere che diventano libri di lettere, favole, catechismi, trattati, piani di lavoro, cours d'étude, caratterizzano fino al memoir e al romanzo le fonti privilegiate per riflettere sul ruolo del precettore e del gouverneur nella corte di Francia e nelle maisons princières francesi del XVIII secolo. Né tantomeno posso ripercorrere le vicende che hanno travagliato l'itinerario di tanti principi di Francia, dal Grand Dauphin, precettore Bossuet, al Duca di Borgogna, precettore Fénelon, fino al caso esemplare di una donna ammirabilmente studiata da Dominique Julliat, che è Madame de Genlis, che si libera dal precettore dei principi di Orléans, il Chevalier de Bonnard, e assume su di sé per la prima volta nella Francia dei Borbone, per la prima volta in quanto donna, entrambe le cariche, quella di précepteur e quella di gouverneur. Mi soffermerò, si fa per dire anche brevemente, soltanto su alcuni testi che operano una significativa decostruzione del modello formativo che aveva caratterizzato per tanto tempo in
Francia, l'educazione dei grandi. Mi riferisco anzitutto e soprattutto all'opera di Rousseau, che discute delle figure del precettore e del gouverneur nelle maison dei figli dei grandi e dei principi, dapprima, come ben sappiamo, resecontando la sua esperienza personale di precettore presso i figli del signore di Mably, e successivamente immaginando un gouverneur ideale nel suo Émile per un allievo altrettanto ideale. Sappiamo anche bene che Rousseau viene poi chiamato da Luigi Eugenio, principe di Württemberg, a delineare un percorso educativo praticabile per la sua bambina Sophie. E sono note le riflessioni di Emmanardi di Eglebecchi su questa corrispondenza che si sviluppa tra il 1763 e il 1765. Non farò cenno ad altri numerosi testi rousseauiani in cui si disegna la maison dei grandi e si parla di precettori e di governatori, ma vorrei ricordare soltanto che in questa memoria presentata a Monsieur de Mably sull'educazione di suo figlio, il filosofo dice che il précepteur ordinaire, guarda caso torna questo aggettivo che aveva usato Pierre Nicole, trasmette al bambino i rudimenti, l'ortografia e il catechismo. Egli non intende, Rousseau non intende seguire le orme di tale figura ordinaria, ma sottolinea invece la necessità, nell'operare di un precettore e del suo operare anzitutto, di un'armonia perfetta. Tra un'armonia perfetta che deve regnare tra il precettore e il padre del bambino. Solo in base a tale accordo, che i governatori sforzeschi chiamerebbero consentimento, è possibile operare nell'entourage di un grande. È necessaria una delega di potere esplicita dal padre al precettore per gestire la questione dei rapporti di forza e un consentimento. Sappiamo che è particolarmente interessante quanto ci dice sulla figura del gouverneur, del précepteur, dell'instituteur, della gouvernante Rousseau nell'Émile, nel primo libro dell'Émile. Non posso che riassumere, ricordando soltanto che in questo primo libro Rousseau sceglie poi la figura del gouverneur, che non può essere un homme à vendre, non può essere un uomo mercenario, un servo prezzolato, perché la questione dei rapporti di forza nei percorsi formativi è sempre presente e deve essere gestita da una persona che è libera dal rapporto del servo, del famulus, di cui appunto aveva parlato anche Federico ieri. E inoltre questo gouverneur nocchiero, perché anche nel primo libro dell'Emilio torna la figura del pilota che conduce la nave in porto, non deve, dice Rousseau, donner des préceptes, il doit les faire trouver. Quindi il governatore, il gouverneur, non può essere precettore, perché non si tratta di impartire precetti, ma si tratta di far sì che da sé il bambino possa trovarli. Non voglio e non posso inseguire queste vicende. Ricorderò soltanto che tale tema e il tema dei rapporti di forza è al centro della relazione epistolare tra Rousseau e il principe di Württemberg, che culmina, a mio avviso, in uno scambio del 1763, perché mentre il principe nel 4 ottobre 1763, scrivendo al filosofo, dice: "J'ai bien vu que si j'étais roi, l'instituteur de l'Émile serait aussi celui de mon fils", cioè se io fossi re vorrei che l'instituteur de l'Émile fosse anche quello di mio figlio, Rousseau gli risponde: "Si j'avais le malheur d'être né prince, d'être enchaîné par les convenances de mon état". Quindi potremmo dire, egli decostruisce il progetto pedagogico immaginato del principe, perché disconferma ab origine il valore positivo del ruolo sociale giocato dal suo interlocutore, operazione che peraltro conduce anche nell'Émile, sempre nel primo libro, e non starò a ricordare il passo perché non ho tempo, lo sapevo che avrei parlato troppo, ma Madame de Genlis nel suo Adèle et Théodore riprende proprio questo passo dell'Émile e cerca a sua volta di decostruire il punto di vista di Rousseau sull'impossibilità dell'educazione di un principe, di cui parla appunto il filosofo nell'Émile. Gouverneur e précepteur sono ovviamente al centro di numerose voci, non soltanto una, dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert. Nella voce gouverneur, Lefebvre spiega
che il compito di tale figura n'est pas d'instruire son élève dans les lettres ou dans les sciences, c'est de former son cœur. Quindi formare il cuore è il compito del governatore nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, è l'educazione del cuore il compito del governatore, del gouverneur. Nel caso poi del gouverneur di un principe si dice chiaramente che tale operazione, tale compito è un affare di Stato, non è certamente un affare privato. Al contrario, si decostruisce davvero il compito e il ruolo del précepteur, sempre nella voce corrispondente dell'enciclopédie, perché si dice che il y a sans doute dans le monde des hommes qui seraient des excellents précepteurs, mais comme ils sont sensés et qu'ils connaissent tous les prix de leur liberté, ils ne se peuvent résoudre à les sacrifier. Non, uomini sensé non si possono risolvere a sacrificare la loro libertà per diventare dei precettori, anche se nel mondo ce ne sarebbero tanti che potrebbero svolgere al meglio questo compito. Mi avvio verso la conclusione. L'educazione dei grandi tra la fine dell'antico regime e l'età contemporanea è insomma al centro di un acceso confronto politico e culturale che decostruisce di fatto il ruolo di un precettore mercenario subordinato al soldo di un grande della terra, troppo spesso consapevole della distanza che separa allievo e maestro. Di tale dibattito sulla condizione del precettore ordinario tra 6 e 700 si trova ampia traccia ancora a distanza di anni nella voce dedicata a tale figura, che compare nel Dictionnaire del Buisson del 1888, che riprende il passo dell'enciclopédie sopra ricordato. Vi si ricordano inoltre due eventi diversamente epocali per tale figura, secondo il Buisson: l'Emilio di Rousseau e la Rivoluzione francese. Mi pare particolarmente interessante la riflessione che compare a riguardo nell'opera curata dal Buisson, in quanto si spiega come il precettore dalla Société Nouvelle, nouvelle perché successiva a questi due eventi, tanto diversi tra di loro ma ugualmente rivoluzionari, si è élevé, il précepteur si è elevato di rango, ma ha mutato la veste diventando professeur du collège, maître d'école. E si aggiunge: son indépendance, la sua indipendenza assure sa dignité, assicura la sua dignità. Eppure questa professione, salita in dignità, liberata dalla dipendenza economica da un signore, muta radicalmente fino a cambiare di senso. Talora confusa con altre figure che hanno una funzione educativa nell'entourage di un grande, quella del precettore tra 6 e 700 è, come mostra la bella definizione che se ne dà nell'enciclopédie, anzitutto nell'immaginario dei signori e a livello più diffuso nell'immaginario sociale una semiprofessione. La specificità di tale ruolo evidenzia, forse meglio del ben più socialmente apprezzato mestiere del gouverneur, il gioco dei rapporti di forza nelle maison delle élite. Lo stesso Buisson assegna uno statuto più rispettabile in questo quadro complesso all'instituteur, un professionista che va cambiando profondamente il suo ruolo sociale al finire del XIX secolo, anche per effetto delle grandi trasformazioni del sistema formativo in una nazione come la Francia. Tuttavia, precettori e governatori tra 6 e 700 e non solo in Francia sono chiamati a far fronte nelle maison dei signori e soprattutto dei principi in formazione a questioni complesse, a rapporti di forza che mettono a rischio il futuro di uno Stato prima di quello del loro allievo. Il difficile compito che li attende entrambi, pur nella diversità del ruolo, li obbliga, prima di ogni altra cosa, a comprendere la scena sociale su cui si muovono, i giochi che la regolano, in maniera più o meno esplicita. Queste due figure di professionisti, ben distinte nell'entourage dei grandi di Francia e dei principi, meno nitidamente distinguibili l'una dall'altra in altri contesti elitari, saranno oggetto privilegiato di una riflessione pedagogica e politica che metterà profondamente in crisi, almeno sul piano teorico, gli itinerari educativi di cui si erano occupati tra 6 e 700 nelle corti dell'Occidente europeo e certo in quella francese, qui ricordata in maniera particolare nel mio intervento. Si tratta di una crisi profonda che si accompagna alla progressiva delegittimazione di un modello pedagogico pensato per esasperare la disuguaglianza sociale.
Tale rivolgimento di idee, di valori, di punti di vista sul mondo esprimerà poi, seppure a fatica, nel dibattito politico una nuova idea di cittadinanza. Grazie. Grazie molte Monica. Siamo, l'abbiamo sentito varie volte questa mattina, non soltanto su itinerari di saperi, ma al di là dei saperi, perché Alessandro Conte ci ha parlato di sentimenti, tu ci hai parlato di cuore, quindi siamo in un ambito con problemi molto più complessi.